Siamo nei panni di nostro Zagreus. Andiamo. Da quel che so, questo gioco è pieno zeppo giustamente di dei fregni. Now, let's get you from that miserable place. Vabbè. Che cazzo ha detto, no, raga? Penso che si sia visto in cam. Ma che bella che è. I miei ossequi nobile come cugino. No, non mi di cugino. Vabbè, che tanto la cugina si può fare ancora. Uè! Che cazzo fai? Ma sei scemo? Ah, fanno uno scatto lungo questi panzettoni. Se la tua salute è bassa, dopo un incontro risale a una soglia minima. Proviamo con ore piccole, quelle che faccio io di recente. Scusa, ma non dovevo ricurarmi di un tot? Vaffanculo. Amico, la salute minima è 15. 15! Perché sarà una percentuale. Però vaffanculo. Atena, andiamo dalla waifu. Voglio la waifu. Fammi vedere. No! Ma io volevo parlare con la waifu. E tu non me la fai vedere. Ma ci rimango male. Mica comunque tutti fregni da urlo. Mica questi sembrano tutti personaggi romanzabili praticamente. Ma tanto ci ho fatto caso adesso. Ma che bello quel doggo. Vabbè, Cerbero giustamente. Madonna. Vizia. Mamma mia. Fettalo tutto. Ma stai zitto papà. Che mamma mia. Che belline cazzo. E tu? Ma ho capito. Ma ci sono fregni ovunque. C'è per tutti i gusti. Vabbè, questo sicuramente sarà Efesto. Eh sì, che è lui. Che cazzo vuoi che fai saette? Porca puttana. Che cazzo sei? Vaffanculo. È Artemide. Tanto c'ha due code di procione di tanuki attaccate al petto. Che cazzo è? Ma scusa, ma che cazzo serve il letto? Va bene, dai, non è per quello. Cioè, se il letto serve veramente soltanto per quello. Datemi una dea questa, beh, ok, penso sia la famosa Afrodite che ha detto Harlock. Mi ha detto qualcosa sulla pelle, ma a me non so che commento semi brutto ho fatto, visto che a me i personaggi abbronzati sbavo come una bestia di Satana. Cioè, per essere molto onesto, ragazzi, e io sono fan di Yoruichi de Bleach, parliamoci chiaro. Devo essere un disastro, guarda che si mette a posto. Va a vedere, allora, non avrò una reazione. Cazzo hai detto? Tutti i miei primi dialoghi con i personaggi sono io che dico: scusa, che cosa hai detto? Perché non leggo mai. Sono morto, sono vivo. Sono morto, sono vivo. Sono morto, sono vivo. Aiuto, non capisco. Mani, mani. Perché la schivata bisogna capirla, ragazzi. Perché voi schivate, questo schiva di 7 km. Voi ne evitate uno, vi andate a mettere in bocca un altro. E vaffanculo. Domanda: una di quelle fontane del cazzo che ho costruito, che siamo come in Italia, ci vogliono 3 mesi prima che le mettono. Fatto cazzata, fatto cazzata. Datemi un attimo di concentrazione, che sono andato direttamente sulla mina perché sono un coglione. Sono un coglione, non ci sta proprio cosa fare. Ho capito, ho capito. Oh, Bani, ma che è? Madonna, ragazzi, capodanno a Napoli. Che cazzo sta succedendo? No, la mia wife. Non è che mi puoi avanzare due monete? Dai, no, non ti offro l'ambrosia, però dammi due monete. Dai. So, te prego. Tanto ne vedi tanti dei morti. No, è inutile che fai a mano, mi devi da tu i soldi. E tanto forse sta con la mano fuori davvero per quello. Bloccata al muro. A cazzotti sui denti. Ti offro un'altra ambrosia, mia dea. Ma si sa che nell'antica Grecia si sposavano tra zii e nipoti, tra cugini. Tu lascia correre quando è. Si fa uno squillo e via. Ma in realtà non soltanto con gli dei, ragazzi, ma anche con le persone normali in Grecia era un po' particolare. Ma in generale in quegli anni. Già, chi era? Leonida si era sposato la nipote e aveva ucciso il fratello. Cioè, ha ucciso il fratello e si è sposato la figlia del fratello. Un altro giorno in Grecia. No. Ti scherzo, beh. Dolce casa Olympus. Ma in realtà era una cosa molto comune un sacco di anni fa sposarsi tra cugini e parenti per mantenere il sangue puro e tutte quelle cose. Non a caso poi venivano mezzi deformi con i problemi. Sì, ci hanno maledetto. No, è che te sei scopato la cugina. Sai com'è?
Questo succede. Pulizia di primavera. Rimuovi gli enormi ciuffi di pelo perduti da Cerbero. Io sono diventato povero per togliere il pelo. Ma che cazzo vuol dire? Ragazzi, ma io ho visto un dettaglio. Questo taglia veramente la cipolla all'infinito. Per tutta la sua vita lui taglierà quella cipolla. Shogukeki no Soma. E botto. Minchia, ma ha sentito, ha detto aspetta, guarda che trick. Ha fatto le cose. Oh, perché è doppio? Minchia, addirittura due doni puoi prenderti. Giudizio degli dei. Zio, allora, con tutta l'onestà di Zeus, per rimanere a tema, ma secondo te, tra te, pesciolone mio, e quella quella bellissima donna di Atena, ma posso scegliere a te? Ma perdoniamoci. Cioè, capisci? Secondo me adesso dall'idolo là esce un pollice che fa sì, zio, effettivamente c'hai ragione. Vai, vai da Atena. Oh, waifu-san, vengo tutto. No, aspetta, suona malissimo ora. Ti offro un po' di ambrosia. Fino adesso lei è quella a cui ne abbiamo dato di più. Immagino lei con 75 boccette che fa un'altra. Ma dove cazzo le metto? Fammele bere. Ella! Mi posso rimanere indietro? Mamma mia! Ti spacco tutta, ti spacco! Non so che cazzo fai! Ma sei scema! Esci da quello scudo di merda, vai, a te! La waifu è entrata proprio a cazzo duro! Ha detto, mo' gli apriamo il culo! Il toro di Minos... Sì, ho capito, gioco, però non può essere fregno pure un toro. Cioè, me lo presenti così, direttamente da Giorgio. Ma che cazzo vuol dire? Quanta cazzo di vita hai? Mi sembra un po' too much questa vita. Grazie, Atena. E tu mi hai fatto sprega pure Atena? È un cacasotto. Combatti bene, ma sei ancora acerbo. Ti stavo aprendo il culo. Ma che cazzo dici? Ma che fai come nelle cutscene? Che apri il culo al boss, però nella cutscene sei tu quello che ci viene e botte. C'hanno il potere supremo. Pure quando infliggi danni critici a un nemico, un altro vicino a lui viene marchiato. La vittima ha maggiori probabilità di subire danni critici. Madonna, questa build sta diventando... Finiamo il gioco? Lo finiamo? Una biga? Carri, scusa, non biga. Aiuti, carri! Guarda come sgommano Fast and Furious. Allora, qua è difficile, perché giustamente è doppia waifu. Mi sa che vado con lei, perché mi dà possibilità di crit. Però è anche vero che se la challenge è fatta in base a loro, ho paura che Atena spawni tipo l'ira di Cristo di robe con scudi e cose simili. E dato, ho fatto caso a una cosa, che per chi non lo sapesse, il simbolo di Atena è il gufo. Io pensavo fosse un bicchiere. Lei sulla punta del dito ha un gufetto appollaiato. Bellissima. Ci proviamo, Atena. Che cazzo è successo? Che cos'era qua roba? Ma siete scemi? Cioè, allora, Poseidone al secondo livello mi ha spawnato anche l'ira di Cristo Redentore. Qui c'erano tre stronzi. Posso prendere anche Atena, poi. Quindi è a tutti gli effetti un doppio dono. Però devi sopravvivere. Lui è ispirato tantissimo a All Might o sono io? Watashi wa Kita. Teseo, eroe di Atene. Ma no! Ma no! Mi sta fermo! Tacci tu, te chi te lo dice? Toro de merda! Stacco! Ma ho capito! Ma fatelo fermato dopo un po'! Gesù Cristo, è stato 2 ore! C'era bisogno di farmi questa frecciatina? Ho affrontato 2 boss insieme! Ah, ecco perché devo sbloccare altre chiavi! Ora capisco! Vai! Oh, ho capito, la prima 30 e la seconda 500. Prima la confondi e poi ti posso baciare. Ma che cazzo vuol dire? Ma in realtà, te sai, se ogni tanto facesse... Pronto, Zeus, come stai? Tutto bene? Beh sì, qua stiamo bene, sta qualche morto di troppo, vista la guerra, la pandemia. Però dai, se facesse questo, i rapporti sarebbero già belli. Sai com'è? Parlare, dire, oh, mi è nato un figlio. Come è nato il figlio? Però no. Ma tra l'altro ci ho fatto caso adesso. Ma hanno fatto una mega shit. Raga, sulla roccia c'è la faccina. Tipo Wilson. Gli ha fatto la faccina perché sta sempre da solo con sta roccia. Ma che cazzo stai a dire? Oh, un NPC qua? Vabbè, questa canterà all'infinito. How's it going then, your royal majesty? Che bella cazzo, però. No, è una cuoca, tra l'altro. A me mi piace tantissimo, perché in generale sono un mega fan dei roguelite di questo tipo. Cioè, dove devi masterare piano piano ti potenzi tutto e compagnia. È proprio una mia piccola droga personale. Sì, ma infatti io sto notando di recente che ogni volta che dico ok, il prossimo gioco che portiamo è questo, 2 mesi dopo annunciano il sequel. Ho annunciato che volevo giocare appunto Plague Tale, hanno annunciato Requiem. Abbiamo giocato a Dragon Age, hanno annunciato il quarto. Ho detto giochiamo ad Hades, esce Hades 2. Meglio così.
così, per carità del cielo. In realtà vedo avanti nel tempo, palesemente. Gioca Half-Life 2. Così lo annunciano, dici? Madonna, io continuo a dirlo. Pure il toro è fregno. Ma come cazzo è possibile? Cioè, ragazzi, voi entrate in una stanza, vi si presenta un toro macio con un bicipite così. Ma voi che cazzo fate? I guanti rosa sono belli perché sono molto Jojo. Mamma mia, mi devi succhiare il... C'è il tag partita rilassante. Noi dobbiamo essere rilassati. Ma è Cerbero? Ah, sono le porte dell'inferno. Infatti, perché c'è Cerbero, tutte le decorazioni con i lupi. Perché qua ci... Qui... No, non voglio menare Cerbero io. No, non mi fate... No, raga, io muoio. Non finisce mai Hades se devo menare Cerbero. Io ve lo dico. Non lo meno Cerbero. No, no, no. Non è che mi fai passare perché sono il padrone tuo, vero? On your guard. No, aspetta. Come on your guard. No, but seriously, boy. What if I help you with this? Ma hai fatto via un cazzo di infarto per un attimo. Ma sei stronzo tu. Che bello, però ci sta conversando. Dice, guarda, su, dai, io sai che perché devo uscire. Te lo devo portare da magnà? Oh, ma che figata. E sai che bello, non una, tre scodelle di cibo. Aspettate, prima di andare di qua, andiamo giù. Che c'è? Oh, ma che cazzo dici? Ma quindi questo è proprio l'ultimo. Questo... Ah, ci sono i souvenir. Questo è l'ufficio di Caronte. Ma che bello, cazzo. Posso passare, Cerbero? No, non posso neanche pettarlo, perché lui dice, prima da magnare ci sono anche altri peli di Cerbero. Ah, ma solo uno gliene devo portare? Cerbero sconfitto, tra parentesi, non proprio. Che cazzo è questa? È nuova? Demetra. Questa, madonna, è una gilfona. Dea delle stagioni. Che bella. No, questa è nuova ancora. Allora, voi dovete sapere, ragazzi, un'altra mia cosa che mi fa un attimo... Sono i denti fatti così, nei disegni. Salve, tormentatrice di passioni, a letto. Perché ha firato le cose? Mamma mia, tacci vostra e de Gimbo dice. Il fatto è che quando ci stanno tutti questi proiettili, voi fate una schivata e parte, boh, un attacco aereo. Fate letteralmente un full counter all'attacco aereo. Mio! I am less prone to census taking. Lei dice, oh, io ho creato tutto quello che vedi, poi faccio cagare nel gestirlo. Nel senso, la roba burocratica la lascio agli altri. È letteralmente l'avvocato, Ade. Calm down, Skelly. I'm sure whatever it is perfectly normal for a legendary semi-sentient titan slaying weapon from the dawn of time. Bellissimo com'è. Ma questa è una cosa proprio molto D&D-esca. E sono sicuro che l'arma leggendaria spacca dei definitiva. È tutto ok se comincia a fare cose strane. Non ti agitare. 480 di crit. Quella non era una pizza. Quella era la pizza. La chiameremo la Bud Spencer. 5 HP. 5. 5 ne abbiamo. 5, signori. 5. Qual è secondo voi il meno peggio? Io direi di qua, perché Dea sicuro vuol dire... cazzi. 5. Siamo fottuti. Sì. Non se me la gioco bene. Ma porca zacca. Raga, io non mi aspettavo mi spawnasse una giostra qui esplosiva. Ma vaffanculo. Non mi sono gettato addosso, mi è esplosa sui denti. Mia cara Medusa, dopo ti do un pat pat fortissimo. Però dammi delle cure, no? Sono finite le anfore. Invece, ci sono altre anfore? Dobbiamo pagarle di più, sti cazzo di... Come si chiamano? Ceramisti. Greci. Servono più anfore. Caronte, ti compro il negozio. Prendere o lasciare. Mamma mia, che schifo di negozio. Caronte, però sta run possiamo dire una cosa. Ci sta un problema. O tu hai la Madonna e io non ho i soldi, o io ho i soldi e tu non hai niente. Cioè, mettiamoci d'accordo. Prima che parto ti faccio uno squillo e ti dico, guarda, fammi trovare questo, perché se non c'ha senso. Bisogna essere furbi, veloci e cattivi, perché queste c'hanno l'armatura. L'hanno fatta apposta, sti bastardi maledetti. Raga, non mi chiedete, non me lo chiedete come non mi ha colpito niente, non lo so. Non so per chi ha visto il film d'Hercules in cui c'è la scena che il tizio si mette così, gli arrivano 300 frecce e non la prende manco una. Stessa cosa è successa, non ne ho idea. Made it. No, zitto, non dire ce l'ho fatta, che lo sai che ci sta dietro sta porta. Questa è una citazione molto fine, ma pochi mi sa che la capiranno. Stava per partire una bestemmia. Ogni volta che arriviamo a lui, non torna, perché giustamente, figata pure questo, noi moriamo e torniamo direttamente dallo Stige, quindi è rapido. Lui invece deve tornare fisicamente giù. Anche se io fossi Nade, farei... Zic!
e mi sgozzerei. Per, giusto perché mi pesa il culo, cioè preferirei una lama al collo piuttosto che dover tornare a piedi. Ma infatti sai, Seri, che potrebbe essere semplicemente che sta a fa le mega orecchie da mercante, Now it's got these sinister orange flames and an enormous pact of punishment hanging ominously over the exit. Father, stop by. Non so di che cosa tu stai parlando. Procede a mettere le sbarre alla finestra. Le rientri in camera, c'è lui con il trapano. Che mette le sbarre. When I finally come to, the window job was done. Sono passati i rumeni, letteralmente. Li hanno stordito, hanno rifatto tutta la muratura e se ne sono andati. Che potrebbe mancare? Lancia, spada, scudo, arco, un bazooka, una K. Tu arrivi, c'è Asimov che ti fa prendere questo AK, amico. Ti fa andare in perlade mentre spari. Oh, ma io dicevo per scherzo che era un bazooka. No, che è un fucile. Hexagriff, il rostro d'adamante. Ma è un B90. Parare per ricaricare. C'hai proiettili? L'antica Grecia, gli dèi. E poi ti mettono... Io nella live scorsa scherzavo quando ho detto una K, però, Rilascia per bombardare. Ma è come dire che siamo durante l'invasione della Persia, con gli spartani, con gli scudi, poi arrivo io col fucile, tu, e comincio a seccare persiani. Che cazzo vuol dire? Bisogna ricaricare, per carità, però. E mi immagino a un certo punto, quando proprio lo stavano sviluppando, ma come ultima arma che cazzo mettiamo? Un gladio, uno scudo spartano, una biga, l'ultimo in fondo alla stanza. Ma che ne dite di un bella K-47? Che spara robe strane? Fatto un po'. My sisters and I, we've had a chance to talk and we have come to an agreement, Zagreus. Threesome di botte? Tutte e tre insieme mi menate? Questo è il sogno di un masochista, praticamente. Oh. Oh, it's just a tiny vermin. Oh, gods. Ratto microscopico. Cazzatissimo come una biscia. Ma poi quanta vita deve avere il topo mannaro qua? Ho capito, più forte di Ade sto topo. Ragazzi, cioè, se riusciamo anche ad arrivare dai campi Elisi con sta build, mi sorprendo, Mi sorprendo perché è veramente una merda. Uno schifo. Unza proprio. Unta. Faccio Axel dei poveri, soltanto che non faccio neanche il fuoco a sto giro. Ci stiamo portando avanti con le quest. Questo non l'ho mai preso, si prende questo. Se la run deve andare di merda, che vada di merda fino alla fine, no? Vai, un altro arciere di merda, ce lo vogliamo mettere qua dentro? Io faccio AOE. E questa è la run degli AOE, ragazzi. Faccio soltanto aree di esplosione e altre cose. Sto giro lo sto a fare io capodanno, ragazzi, perché queste sono tutte esplosioni mie. Ne sono abbastanza sicuro. Come al solito non ci capisco un cazzo. Sei pomposo, sì. Io sì, ragazzi, sono un lanciatore di Beyblade. Se schivo lancio dei Beyblade, se faccio lo speciale lancio dei Beyblade. Faccio tutto questo. Io, tecnica definitiva per battere Ade. Lancio lo scudo, lo richiamo, io semplicemente mi faccio inseguire. È perfetto. Poi lascio dietro anche mentre schivo per prendere un po' di range. Perfetto. Chi mi ammazza? Certo, dopo un po' lo scudo ti devasta le orecchie, ragazzi. La tua devozione si carica automaticamente. Perfetto. Così adesso faccio questa cosa, ragazzi, mentre lancio lo scudo. E inoltre, ogni tanto ulto con Artemide. Gesù Cristo, questa finisce domani, ragazzi. Questa finisce domani. Io ve lo dico. Te prego, stira almeno tu. Madonna, quanto tempo ci deve volere. Ti prego, muori! Madonna mia! 7 anni per ammazzare sti stronzi! Ma tra l'altro ce l'abbiamo fatta, ma come? Com'è possibile che io sono vivo? Mi sono preso 35 pizze sui denti! Occasionalmente la tua vendetta si scatena senza subire danni. Così, ogni tanto faccio Super Saiyan. Raga, io devo combattere così. Sono un'armeria vivente di doni inutili. Sapete quei cazzo di tipo manua dove ci stanno... Ah, ho il job più inutile di tutti, tipo il farmer di livello 100 che però ti dà una zappata e te sciotta. Più o meno sono lo stesso, soltanto con tanti doni che fanno tante piccole cose. Se ci arriviamo ad Ade sarà un puttanaio. Quando vedete quel tipo nuke così, è perché credo si attivino tutti gli effetti di vendetta, perché dovrei averne o 3 o 4, una roba del genere. Mamma mia, quanto cazzo de poco male però faccio. Mio Dio, ci mettiamo 4 anni. Zio, spero che mi dai qualcosa. Ah!
Grazie, zio. Sei sempre bravissimo. Guardate che posso scattare a cazzo e faccio cadere fulmini. Gnom. Gnom. Bellissimo. Ho capito, ma che è? Questo si sveglia e dice... No, me bannano. Come ho schivato, non lo so. Non lo so come l'ho schivato, ragazzi. Non ne ho idea. Ma zero proprio. C'è stato uno scoppio. Mi dispiace. Non mi hanno colpito, non mi chiedete come. L'ultra istinto. Mamma mia, in questo momento ci sta Zeus che sta con la mitragliatrice a lanciare i fulmini. Manco ho quei mani. Con la cazzo di Gatling. Patroclo? Dove l'hai letto Patroclo? Lo scopri dal codex il nome. È Patroclo. Ecco perché è l'amico di coso, di Achille, no? Non è lui. O mi ricordo male di storia. Sta scritto nel codice perché è il compagno di Achille. E il codice ce l'ha dato Achille. Amico. Sì, quello che si scopa. Però vabbè, nel senso. Oh, che cos'è questo? Prendi in prestito. Che tra l'altro è prendi in prestito. Perché tra virgolettoni in rosso. No. Non ruberò a Caronte. Giammai. Non glieli rubo i dindi. Povero Caronte. A parte che con tutti quelli che... Dio mio, avrei dovuto rubargli i soldi a Caronte. Che Atena comunque ci sta accompagnando per tutta questa zona. L'ha devastato il... Possiedi una barriera che ti protegge da un singolo attacco. Si ripristina ogni 20 secondi. Ma cosa cazzo mi deve vuol dire sta roba? Mi sta letteralmente Atena lì dietro al culetto. Me lo para, così. Ormai la schivata frame perfect di quello è diventata, boh, la norma. Va bene. Non mi è servita neanche una vita sto giro. No death. Questa è stata prima run no death. Quando io vi dico che non voglio il potenziamento dell'avere più di una vita, è questo quello che intendo. Perché io non voglio morire, io voglio impararmi quello che so fare e aprirlo sotto al culo. C'è il giaciglio per Cerbero. Dov'è? Non l'avevo visto. Oh no, salone centrale. C'è il giaciglio di Cerbero. Oh, oh mio Dio, non l'avevo visto. Scusatemi tutti. Dio, prenditelo tutto, sì. Madonna, questa è, potrebbe essere usata in doppio senso. Full counter. Mamma mia, davvero. Mi chiamavano il capitano dei sette peccati capitali. Becca, stronza. No. A lei, signora. E a tutta la sua famiglia. Da lei, signora, dovete sapere che proviene da una volta in cui una signora mi mandò a fare in culo. E gli risposi a lei signora e a tutta la sua famiglia. Però questa è una storia che verrà raccontata un'altra volta. Il tuo attacco a portata maggiore infligge 40% ancora più La madonna. Sì, vai ragazzi, attenti perché rischiate che si attacca vi prende pure qualcuno a voi a casa. Io non voglio poi denunzie, querele. È lui, eh. State attenti perché potrebbe uscirvi dallo schermo. Cioè guardate dove prendo Asterio, ragazzi. E di nuovo. No. Cazzo death. Per tutti quelli che mi hanno detto, prenditi le vite extra perché se no non ce la fai. No, non mi servono le vite extra, me ne serve una massimo. Ciao papà. Terza volta di fila, no death. A chi servono le vite extra quando sei un cazzo di Dio? Scusatemi, questa era anche una piccola citazione. Come comincio a cantare, è duro fare il Dio. Signorina Dusa. Attenzione, si va a bere qualcosa con Dusa. Ah, proprio così. Ma sentilo come cazzo sta andando Orfeo. Sta continua. Orfeo, zitto che sto con la waifu. Ma io questa la voglio mentre vado a fare gli esami. Perché è depressiva ma al punto giusto. Andiamo a estremi rimedi massimo. Quindi vuol dire che adesso Asterio e compagnia hanno delle meccaniche nuove. Figata. Vediamo com'è il nuovo boss. Sono curioso adesso che si sono fatti. Super Saiyan. Scusate, ma lo sto vedendo io o Teseo è su una biga dorata con degli spuntoni e ha le mani delle cazzo di Gatling? No, non ce n'ha una, fada, ce n'ha due. Mentre quell'altro è diventato, buono, un cavaliere dello zodiaco. Che cazzo è successo? Oddio, ma poi mo c'è sta Teseo con... C'è un boss carro. L'unica cosa che il gioco non mi doveva fare era il boss carro. Allora facciamo. Fate. Vabbè, guardate quell'altro. Dove è andato? Va bene, Teseo. Vabbè, meno male che Teseo è diventato solo un coglione che gira. Pom 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 pom.
È diventata una lobby di COD, è diventata sta cosa. Si sono digievoluti, hanno preso un'armatura dei cavalieri dello zodiaco, mortacci loro. Ah, sei sceso dalla carrozza. Metti l'armatura, pezzo di merda. Ma perché non gli posso dare più il succhetto? Ma che è sta... Cos'è sta faccia? Scusate, ma è diverso dal solito PG? È proprio... Ma aspetta, perché è vero che loro sono fissati con i meme. C'è un meme che è quello del gatto che sta così. E l'hanno fatta mise in base a quello sta cazzo di faccia. F4 d'usa. Ma anche tu non dire di voler dare il succhetto. Oh, Chaos, che gli devo dire? E qualsiasi cosa dico di d'usa si può leggere male. Non è colpa mia se sono un doppio senso vivente. Perdonatemi, qui c'è Leon Kennedy. Ma chi cazzo dovrebbe essere questo? È Thanatos. Ma come? Che cazzo stai a dire? Ma è Leon Kennedy, palesemente. Ma non mentire. Non c'è la musica. Ormai sono io il boss. La sentono loro la musica. Quando entro, ce l'hanno nelle orecchie. Oh, ma che lo sapete? Oh, lo sanno, raga. Ma ci sta un cazzo da fare. Lo sanno che mi stanno sul cazzo. Ste bighe gigante, maledette, schifose, unte. Un'altra Andone Spawn, che non lo sapevo. Pure quelle piccole. Ce l'ho dietro. Cioè, davanti, ovunque. Cioè, guarda che fastidio, perché tanto ti prendono quelle bighe di merda. È quello che mi dà fastidio. Ti prendono. Che, vabbè, che non ti pareva che c'aveva il mega portrait della moglie. Vabbè, giustamente. Non lo so perché sto... Esatto, sto vedendo perché durante una fight dice ce ne avrei 47 miliardi di quei mantelli, visto che li bruci ogni volta che ci incontriamo. Effettivamente, ci sono i mantelli. Basta? Cioè, penso, cioè, così... Easy. Ah, c'hai una foto, ma allora la ami. Cazzo, la moglie comunque. Ma guardalo che fa le cu... Oh, ma vuoi scegliere andare da una parte? Madonna, sembra un cazzo di romano che guida a Roma. Ovvero a cazzo, guarda. A cazzo fa. Ma è segnaletiche. Gesù Cristo. Vogliamo leggerle? Porca puttana, cazzo. Dove gli gira? Tacci tua. Scendi da qua, carrozza de merda. Togli l'armatura, togli. Affangulo. A stata Roma di chissà. Lui fa la stessa cosa. Guarda che si è ripreso. Oh, l'ha capito che Demetra è quella più OP da usare. Usa solo lei. Usa solo lei il merda, eh. Gli sta un cazzo da fare. Turuttu. 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 Tu. Sì, adesso è diventato Stardew Valley. Si pescano le cose. In realtà è pieno di tutte queste piccole robettine che ti devi mettere a fare, che sono carine, perché sono quel piccolo momento di stacco da tutto il resto. Me la sento calda, sì. Sospiro. Oggi è più lungo il dialogo. Allora, da una parte sono deluso, eh. Io ero pronto, dico, madonna mullo, faccio la perfect, porco. Lo spacco di legnate. Mamma, sono arrivato per l'ultima volta. Tutto questo che? Okay. Ah, c'ha le valigie. Ha le valigie pronte. What a surprise. Che sta partendo per venire giù rintronato. Ma non ho capito. Abbiamo tutte le idee tranne quella della saggezza. Eccoci qui. Da dove abbiamo iniziato, tra l'altro? Is embarrassing, but I don't know the way to get back in. Except, you know, the customary way. Giustamente. That's quite all right. I do. In the name of Persephone the Queen, open the gates. Hai capito? Stava ad andare un picoglioni, poi è tornata. So, la regina, aprite, porco. Già si comanda, sì. Ma il marito è invece una merda. Che cosa, perdonami. Guarda che va prima da Cerbero. Il marito da una parte, porco Dio. Che piange, povero Cristo. Vabbè, allora, per sé. Allora, non cominciamo a fare l'edging, a fare quella che c'ha il guinzaglio sul bestiolone, eh. Perché sta già a cominciare a tirare il guinzaglio e fa, chi è che comanda? Ma penso che la cosa sarà che diamo i sorbetti al limone a tutti gli dei finché non maxiamo i rapporti. Sono abbastanza sicuro di questa cosa. Io ho capito, non è... Cioè, quindi adesso l'obiettivo è salire per andare a fare l'orto della mamma. Cioè, non solo mi faccio un culo così per uscire. Poi devo andare anche a zappare la vigna. Ma infatti tu che cosa ti metterai a fare adesso che stai a casa? Ti metto a cucire. Ma quanto cazzo è bella in versione infernale, si può chiamare così? Che bella cazzo. Questo in carrozzina, i ragazzi, veramente non lo posso vedere. Tu sei palesemente un falso invalido dell'INS, perché se non si spiega. Scendi da qua, cazzo di cosa, porca puttana. No, Zagreus ce l'ha con il fratello perché ha trattato tua madre come se fosse un pacchetto regalo, credo. Cioè, nel senso, poi se sono amati, però, cioè, che cazzo siamo in Arabia Saudita che portano le mogli come se fossero i doni sotto all'albero? Esatto, cioè, poi l'ha rapita, tra l'altro. Semplicemente, mi vuoi sposare, oppure andiamo a fare una passeggiatina giù, se ti piace Ade, rimani là. Cioè, no, deve rapirla. Stringi i legami con l'Olimpo per far progredire il piano. Ok, sì, minchia, c'ho...
non blind, ragazzi. No, sono palesemente non blind dopo questa, perché proprio la uguale, identica, spiccicata. Il completismo, a parte che dovrò fare quest'ultima cosa delle commissioni, capite perché è lungo? Lo state capendo perché è lungo? Perché questa colonna di merda costa 800. Questo trono del mastino infernale costa 2000. 2000! Io non sapevo di andare incontro a questo quando ho detto faremmo il completismo. Quest'altra 1100, 950. Per non parlare poi dell'ala ovest, eh. Vai, guarda l'ala ovest che è altro papà de roba. Poi la sala comune pure, altri 1500. I diamanti, che cazzo ci frega a noi? Adesso stiamo facendo il piano della mamma, Arlok. Stiamo cercando di riappacificare l'Ade con l'Olimpo. E questo sarà fatto facendo 1500 run in cui diamo le pozzette magiche a tutti. Facciamo dialoghi su dialoghi. A un certo punto la madre fa: ok, siamo pronti. Quindi chiamasi completismo. Ci saranno ragazzi che ti faranno bravo, ma come puoi farlo a fare questo obiettivo? Nico, 4000 run. Voi dovete sapere che le mie ultime run, io ne ho fatte 10 off camera, sono state io che inseguivo chiavi, boccette, pezzetti di cazzo roccia verde. Ogni volta che tornavo a casa mi ritrovavo con 30 chiavi, andavo dal tizio: dammi tutte le boccette di merda. È stato un parto, ero diventato uno zingaro, un cazzo di contrabbandiere di chiavi. Oh, prendete pure due. A lui non gliel'ho mai... Dio, tu è vero, stai ancora a zero, maledetto. Vado, lo fa proprio il depresso, basta. Ah, l'ultimo oggetto di merda è il tuo. Io pensavo fosse quello di Ade. Sono 7 volte che provo a parlargli. È il tuo l'ultimo oggetto del cazzo. Io ho sempre pensato che l'ultimo oggetto fosse di Ade e invece era il suo. Sì, è quello che si faceva Achille, Arlok. Cioè, il suo nome lo scopri tramite il codex che ti ha dato Achille, per quello lo conosci. Eh sì, erano ciccini insieme, per fare una citazione. Ad Afrodite. Erano molto intimi. Che parte che nell'antica Grecia, ripeto, era praticamente la normalità, di quelle poche perle che so, erano tipo gli Spartani. Gli Spartani ci avevano letteralmente, durante il loro periodo, chiamiamolo di addestramento, ci avevano letteralmente il compagnuccio che si facevano la notte. Sì, ma tantissime culture facevano sta cosa. Anche perché erano la stragrande maggioranza. E poi soprattutto c'era quello in circolo. Non è che nei campi d'addestramento e di guerra c'avevi le signorine che giravano a cazzo. Poi mi ricordo anche qualche cosa di malsano la prima notte, tipo de nozze o de qualcos'altro con le fidanzate degli Spartani, ma vorrei di puttanate. Mi ricordavo tipo che le donne spartane si dovevano tipo rade la capoccia pelate perché dovevano somigliare ai ragazzi che gli Spartani le facevano per attrarli. Vabbè. Artemide. Anche cultura, ragazzi. Anche cultura nelle live di Lich. Quando, sapete, non sono sciolto dal lavoro. È appunto perché doveva essere attraente la donna pelata, Dark. È che la donna pelata doveva assomigliare a un ragazzo. Non è lei che doveva essere bella, è che doveva assomigliare a qualcos'altro. È differente. Una chiave, che palle. Ecco, voi immaginate, io ogni volta che tornavo da Iran, questo che facevo era venire qui, fare un paio di chiavi per diventare pari, prendere i nettare, ricominciare da capo. Quello che facevo, ragazzi. Eterno riposo. Minchia, 6 diamanti. Abbiamo fatto anche Dea della caccia. Abbiamo fatto piaghe primordiali. E vai, aspettate, no, un attimo. 30 chiavi, oh. Sappiamo benissimo cosa farci. Ovvero venderle. Pezzo unico riautorizza l'ingresso agli uffici amministrativi. Spendiamo pure start ultimi 2 diamanti di merda. Ma perché io dovrei voler rientrare lì dentro, domanda? Cioè, c'è qualcosa là dentro? Andiamo a vedere un attimo qua dentro. Di nuovo al lavoro. Investiga. Oh mio Dio, che cos'è questo? Ah, qui è da dove tornate? Magari? Quindi queste che sono? Armi infernali, quanti utilizzi ci sono stati? Ma che bello, ok, ci sono quindi sti dati. Ucciso da riservato al di là dello Stige. Ok. Il primo a cui offriremo l'ambrosia è Skelly. Becca. Finalmente le usiamo, sì. E basta? Compagno costolo, finalmente uno di quei cosi. Che cazzo è? Cos'è? Che vuol dire più uno? Oddio, serve a questo l'ambro... Porco i... Un'altra cosa da farmare. Ma non lo finiamo. E non lo finiremo mai al 100% sto cazzo di gioco. Non lo finiamo. Poi un'altra cosa sempre per quelle due gatte che mi dicono: come fai ad avere 18.000 succhetti? Ragazzi, voi venite qui. Vedete questa bella cosa chiamata chiave Ctonia? Costa 10 pezzetti verdi. Voi spammate come dei porchettoni. Proprio fortissimo. Vi fate 100 chiavi, poi le convertite in nettare. E se ve la sentite calda, potete trasformarli anche in diamanti. E se ve la sentite ancora più calda, in ambrosie. E se ancora più calda,
in sangue di titano. Hai visto? Che ci vuole? Però, scusate, è la mia piccola vena da chiamasi figlio di puttana che faccio un po' lo stronzo. Ah, tra l'altro ho fatto un dialogo con Achille che mi ha detto di andare a parlare con la lancia e probabilmente sblocchiamo il primo sembiante strano. E lì mi viene da dire anche il fatto che tutte le persone che mi hanno detto che non ci sono indizi che ti fanno sbloccare i primi sembianti, non è vero. Non è vero, perché se continuando la quest e giocando, Achille ti dice: ok, in realtà ho visto le cose, cazzi, ma sì, e ti fa sbloccare il primo robo. Mo vediamo, poi magari sto di una fregnaccia. Farafa, I see you through the eyes of the crimson. Appunto. Guan Yu, madonna, ma che cazzo stai a dire? Ma che bello. Questo è proprio, non c'entra un cazzo con la Grecia. Però non è vero che il gioco è ultra mega nascosto, perché la prima te la sblocca lui, perché vede che magari appunto potenzi la lancia. Cioè, se tu sei una persona che una volta che ha finito il gioco va di completismo, va per continuare a giocare il gioco, è naturale che tu otterrai un fottio di risorse, un fottio di sangue, di robe varie, e le devi usare. Che te le tieni per collezione? No, le usi, quindi potenzierai le armi, la lancia, e se potenzi la lancia lui poi ti fa partire il dialogo. Ergo, tu poi usi la lancia nuova, perché che non la usi la nuova lancia? Ovvio che la usi. E da lì, piano piano, vai a sbloccare le altre armi segrete. Non era... Ti mi hanno detto che era ultra mega segreto. No, te lo danno un modo per scoprirlo. A few moments later. I have a message for your bow. That's right. Just go on up to Coronaut next time and tell it with a firm, commanding voice. Drawn in the arms of the seventh... Vedete perché mi incazzo allora? Non è vero che è nascosto, che non ti dice un cazzo nessuno, porco... Cioè, vedete, appena ho usato sta cazzo di lancia di merda nuova, è spawnata da te, mi ha fatto, guarda, l'arco, la sblocchi così la sua. Cioè, vedete che io poi mi devo incazzare, perché io capisco che sono molto old school sotto questo punto di vista. Lo so, però porca troia, perché dovete andare a distruggervi il gameplay sulle guide, ai tutorial, quando il gioco vi fa le cose da solo? Cioè, perché dovete andarvi a spoilerare tutto? Quando, fatto, abbiamo già trovato il secondo. Dio Cristo, è una cosa, madonna, mi triggera nell'anima, Cristo. Cristo Dio. Ecco, vedi. Oh, posso farlo. Porco di quattro. Ma quando? Non finirà mai sto specchio di merda. Rivela. Che cos'è? What in blazes? Spaccato la schiena. Abbiamo fatto calore 22. Ma che cazzo dici? Ma capito, ma fammi una bella statua di Megara in posa sexy, che cazzo. Ma non tu, ma tanto c'ha la foglia, c'ha la foglia sul pacco. Ma sei uno scheletro, ma che cazzo ti serve la foglia sul pacco? Che tra l'altro quelle cose alla fine, ragazzi, non me l'ero sognate ed esistono 25.000 d'ombra. E lo sapete che cazzo fanno queste cose? Io pensavo cambiassero l'aspetto della dimora. And... Non so come farvelo vedere senza che vi incazzate pure voi come me. Voi immaginate spendere 10.000 di pietruzze, lo equipaggiate, non vedete succedere un cazzo e voi dite: che cazzo è cambiato? Cambia questo. Che stai dicendo? Che cosa è cambiato? Esatto. Vedete le decorazioni di dove stanno i doni? Qua a sinistra, sotto dove ci sta la freccetta per tornare indietro? Cambia quello. Cambia letteralmente la cornice delle finestre. Sarà capì? Voi non ci credete magari. Però andiamo su Temactonio. Scam, palesemente, sì. Calma, no, no, siamo... Io sto calmo, sto calmo, sto calmo, sto calmo, tranquillo. Ma vi faccio vedere, vi faccio vedere. Abbiamo messo quell'Octonio. Ci stanno i cosi viola adesso. Voi immaginate farmare 25.000 d'ombra per cambiare questa roba. E fottiamo i soldi a Caronte, perché sennò questa cosa non la ritroverò mai. Ma comunque hanno messo una quantità di cosi meme. Vediamo se dobbiamo morire qua, eh. Ti apro il culo. Charon, look, I can explain. It's just I've grown very accustomed to taking stuff throughout my father's realm. I was... Loro puntavano proprio al fatto che tu la prendessi a caso perché sei abituato a spammare fortissimo, no? Ti apro il culo! Scusate, io adesso non voglio fare il sabaku chad della situazione. Ma chi cazzo mi aveva detto che era un boss impossibile? Domanda. Non voglio flexare il sto sciolto. Leech neanche a true power. Ma chi è che mi ha detto che era difficile, Caronte? È la prima volta che l'affronto. Ottieni il 20% di sconto. Svendita Stigia. Mi ha dato l'achievement.
Ok, vabbè, bello. Cioè, tu puoi rischiare per avere uno sconto, una run con troppi debuff leggermente. Però in realtà mi sta intrigando, mi sta... pure nel potenziamento non posso scegliere quello che cazzo voglio. Che tra l'altro, questi attaccano pure col 50% di velocità extra, io ricordo. Giusto per ricordare quanti debuff abbiamo. Ecco, adesso potrei anche morire qua. Se i boss pure sono velocizzati, ragazzi, è la fine. Ma sapete che... Oddio, ma perché poi tra tutti tu? Stai ferma! Porca troia, vieni qua. Madonna, è un lampo, ragazzi, è un lampo. Te prego, mori! No, raga, è mai boss col 50% di velocità extra, no. Voi lo sapete perché sto di no, non dando per lei. Ve lo immaginate, Teseo? Sopra la carrozza? Urlate fuori dalla finestra, ce la faremo. Spoiler, non ce la faremo. Madonna, che cosa mi ha toccato, che mi ha sciottato malissimo. Mi sa la trappola. Minchia, proprio così. You should have seen the look on your face. Oh, ma guarda che bella quando sorride. Sono proprio belli i design. Oh, che bello lo stampino. What a surprise. Again. What is it? What's the matter? Wait, why are you looking at me like that? Shut up already, Zagreus. And come here. Ah, cioè proprio così brutalmente. I, you really... Oh. Sì, comunque magari è proprio Mistress. E vada lei, che cazzo facciamo? In entrambi i casi andrà tutto bene. Ah, ma sta proprio col frustino in mano. Così brutale? Meg. What I'm trying to say is... Are you... Are we good? Oh. Bello come per riconciliarsi trombatina tattica. Oh, io adoro sta cazzo di arte con lei che sorride. Another soul will kill you. Understand? Come se fossi tu quella che ha subito. Credo che Zagreus c'ha la sacra sindone sulla schiena a forza di frustate. Però lasciamo perdere questo discorso. Solo 187 run, sì. Ma perché... Tra l'altro un'altra cosa. Se state facendo il completismo, non mettete la cazzo di difficoltà elevata nei boss. Perché quando i boss stanno con quella modalità, perdono la metà dei cazzo di dialoghi. Cioè, se voi volete mandare avanti la quest loro, i dialoghi con loro, devono stare da sole. Non ci stanno cazzi. Agita, sta da sole. Basta, non vanno, non gli piace in compagnia, non si sentono a loro agio, sono timidi, sì, non gli piace. Prima di andare a fare l'inferno, facciamo il 100%. No, Za, no, l'unica cosa che io vorrei dirgli in questo momento a Hypnos è vaffanculo. Io mi sono fatto veramente un inferno di cazzo di quest per portare tutti al massimo, ma Hypnos, se io mai lo incontro gli tiro una testata. Con tutto l'amore che gli posso volere. È il famoso se te vedo ti tiro una crocchiata, sì. Mi metto a piangere. Cioè, vedete, questo stanco... Io la romance con Thanatos l'ho fatta 120 run fa. Ma è possibile? Mo lui si dovrà recuperare, visto che abbiamo sbloccato il cuoricino di merda. Tutti i dialoghi. Mi dirate Thanatos, mi dirate Megera, mi dirate Nyx, mi dirate Nyx che si è ricollegata a Chaos, mi dirate Achille. Ma può essere? Cioè, qua adesso, se uno si volesse fare, come ho detto all'inizio, il vero 100%, sarebbe che uno si deve finire pure tutti i dialoghi, eh. Come alla Hollow Knight, il 126%, eh. Però per farti tutti i dialoghi è l'inferno. Quindi altri 200 più o meno circa, Kyle. E alla 203esima run abbiamo finito Hades al 100%. Però c'è un'ultima bellissima chicca che voglio farvi vedere. Abbiamo finito sto cazzo di Hades col platino di merda. Dopo la faccio la clip. Ci sarà la clip di questa cosa. È finito, porca di quella troia. È finito!